Salve a tutti! Oggi vorrei parlarvi di alcuni luoghi comuni che sento in giro, soprattutto su internet, riguardo a cosa è oppure non è il socialismo. In questo video cercherò di non esprimermi su come la penso, cercherò solo di illustrare gli errori su cosa comunemente si intende con la parola socialismo, sia da parte dei sostenitori e sia da parte dei detrattori del socialismo. Quindi se cercate delle critiche o delle conferme al socialismo questo non è il video adatto a voi. I primi argomenti che vedremo sono abbastanza bambineschi. La prima cosa da dire, che per molti è difficile da digerire, è che non esiste solo il socialismo di Marx e di Engels. Loro due nel manifesto del Partito Comunista, oltre che Engels nei principi del comunismo, distinguevano il loro socialismo, cioè il comunismo, dagli altri socialismi, che erano utopisti o reazionari, oppure Engels da solo chiamava socialisti solo i socialdemocratici e i socialisti democratici. Da questa definizione di Engels nasce l'idea per cui i comunisti sono socialisti al 100% e invece i socialisti sarebbero quelli moderati o addirittura socialdemocratici. Quest'ultima definizione poi nel Novecento ha fatto fortuna e tuttora i socialisti sono praticamente dei socialdemocratici centristi, non più di sinistra. Per questo oggi si definiscono socialisti addirittura i paesi scandinavi o in certi casi alcune misure di origine keynesiana. Per il resto anche Marx ed Engels hanno usato socialismo e comunismo come sinonimi, come appunto si faceva nell'Ottocento. Detto questo, voglio sottolineare che sono esistiti altri autori socialisti nell'Ottocento, come Robert Owen tra gli utopisti, colui tra i primi che avrebbe usato la parola socialismo, oppure Proudhon e Bakunin tra i socialisti libertari, ovvero gli anarchici correnti socialiste sono innumerevoli ed è davvero impossibile generalizzare dicendo cosa è il socialismo e cosa non lo è, ma soprattutto è difficile dire quale socialismo funziona o non funziona e come farlo funzionare, non solo, ma è anche stupido dire che se quel governo socialista ha fatto degli sbagli allora tutti i governi socialisti sbagliano sempre e comunque. Il secondo luogo comune bambinesco è quello secondo cui il socialismo, o meglio il comunismo, consiste nell'abolizione totale della proprietà privata, ovvero il socialismo ti toglie la casa, la macchina, eccetera, e tu non puoi possedere nulla. Asterebbe invece leggere il manifesto di Marx ed Engels, tra le varie opere di questi autori, per sapere che in realtà si tratta dell'abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione delle banche, viene chiaramente detto che non sono gli oggetti personali ad essere messi in comune. Ma questo argomento lo approfondiremo in seguito. Vorrei anche parlarvi di un altro argomento, ancora più bambinesco, secondo cui la differenza tra socialismo e comunismo la si spiega con la politica delle vacche, secondo la quale nel socialismo, se tu non hai nessuna vacca e il tuo vicino ne ha due, il governo toglie la vacca al tuo vicino e la dà a te. Nel comunismo invece il governo toglie le entrambe le vacche al vicino, ma dà il latte ad entrambi. Simile a questa cazzata c'è anche l'idea seconda la quale nel comunismo tutti hanno lo stesso stipendio, senza differenza, o tutti vengono pagati per non lavorare. Oppure quella seconda cui la differenza sarebbe tra socialismo e comunismo consisterebbe in questo: nel socialismo i ricchi diventerebbero meno ricchi e i poveri meno poveri, mantenendo comunque molte disuguaglianze ma cercando di dare almeno il salario a minimo e il welfare, mentre il comunismo renderebbe tutti livellati e omologati. A questo tipo di obiezioni bisognerebbe rispondere usando principalmente tre testi: Il manifesto di Marx ed Engels, I principi del comunismo di Engels e la critica al programma di Gotha di Marx. Vi ho già anticipato qualcosa prima. Nelle prime due opere che ho menzionato il socialismo sarebbe o quello moderato, o quello utopistico, o quello reazionario, cioè un finto socialismo, ma in altre opere Marx ed Engels hanno usato socialismo e comunismo come sinonimi, come spesso accadeva nell'Ottocento. Nella critica al programma di Gotha Marx distingue due fasi del comunismo, la prima è di transizione, dove lo Stato ancora esiste, sotto forma di dittatura del proletariato, così chiamata perché lo Stato è sempre una forma di oppressione e perché solo i proletari avrebbero avuto il potere a nome padroni, con l'obiettivo di nazionalizzare, socializzare e infine collettivizzare i mezzi di produzione e le banche. Inoltre, in questa fase ancora ci sarebbero state disuguaglianze e i lavoratori sarebbero stati retribuiti secondo le loro capacità, cioè, chi più produce viene retribuito di più. Nella seconda fase, quella più evoluta, una volta venute meno le disuguaglianze, sarebbe anche venuto meno lo Stato e addirittura la moneta cioè il comunismo pienamente realizzato, sarebbe stata una società senza Stato, senza classi sociali, interamente autogestita dai cittadini e addirittura nel lunghissimo termine senza la moneta, dove ciascuno viene retribuito secondo i propri bisogni. Lenin, nel libro Stato e Rivoluzione, chiama la prima fase socialista e la seconda comunista. Questa definizione è diventata così nota da essere scambiata per una definizione di Marx o di Engels. Di fatto Lenin per sua ammissione disse che la sua Unione Sovietica era in transizione verso il socialismo e non verso il comunismo. Detto questo è anche chiaro perché il comunismo in senso stretto non è mai esistito da nessuna parte per ammissione degli stessi leader dei paesi socialisti. Detto questo è chiaro che la differenza tra socialismo e comunismo per Marx o non c'è oppure è una differenza tra socialismo scientifico e non scientifico oppure per Engels tra socialismo democratico e socialismo rivoluzionario, grosso modo. Per Lenin invece il socialismo è la prima fase del comunismo e spero che sia anche chiara l'idea secondo cui il socialismo e il comunismo non prevedono retribuzioni uguali per tutti, ma in una prima fase si viene retribuiti secondo le proprie capacità e nella seconda secondo i propri bisogni. L'ultimo argomento bambinesco, luogo comune diffusissimo, è quello secondo il quale socialismo e nazismo sono la stessa cosa dato che in teoria si chiamava nazionalsocialismo e per questo a molti viene in mente di equiparare socialismo e nazismo. Dato che ho già spiegato che ci sono tante tipologie di socialismo, tra l'altro anche Marx parlava di socialismo reazionario, vi ribadisco che non si può generalizzare. Inoltre, come vedremo in seguito, la statalizzazione non è sufficiente per parlare di socialismo, quindi anche quelle fatte dal nazismo o dal fascismo non ci permettono di parlare di socialismo. Per molti aspetti in questi regimi c'è stato il liberismo, o almeno dipende dai periodi, per il resto l'economia era più che altro protezionista, non aveva nulla di socialista. Al massimo avranno fatto determinate riforme sociali, ma nemmeno questo è sufficiente per parlare di socialismo. Per riepilogare, socialismo e marxismo non sono la stessa cosa, anzi, nemmeno Marx e Marxismo in teoria sarebbero la stessa cosa. Inoltre, nemmeno socialismo e comunismo sarebbero la stessa cosa, ma dipende dall'autore o dall'opera di riferimento. Nemmeno socialismo ed egualitarismo radicale sono la stessa cosa. E né tantomeno comunismo e comunanza sono la stessa cosa. E infine, nemmeno socialismo e nazionalsocialismo sono la stessa cosa. Nel prossimo video parlerò di argomenti più seri e meno bambineschi sul socialismo, per il momento è tutto, alla prossima!